Papa Francesco ha dedicato al viaggio in Turchia, concluso domenica, la catechesi dell'udienza generale tenuta in piazza San Pietro, davanti a circa 10.000 fedeli da tutto il mondo. Si è augurato che dai suoi tre giorni di visita possano scaturire frutti di dialogo, sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia in quelli con i musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli. Ha ricordato l'incontro con le autorità del paese, a maggioranza musulmano, ma la cui Costituzione afferma la laicità dello Stato. È proprio l'oblio di Dio, ha spiegato il pontefice, e non la sua glorificazione a Gentile la violenza. Per questo ha insistito sull'importanza che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la solidarietà, per la pace e la giustizia. Il Papa ha quindi ricordato di aver visitato nel secondo giorno alcuni luoghi simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia, invocando il Signore Padre misericordioso dell'intera umanità e poi di aver invocato lo Spirito Santo colui che fa l'unità nella Chiesa con pastori e fedeli dei diversi riti cattolici, il patriarca ecumenico Bartolomeo I e i rappresentanti di altre chiese cristiane. Il popolo di Dio, nella ricchezza delle sue tradizioni e articolazioni, è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo in atteggiamento costante di apertura, di docilità e di obbedienza. Il nostro cammino di dialogo ecumenico e anche dell'unità nostra, della nostra Chiesa Cattolica, quello che fa tutto è lo Spirito Santo. A noi tocca lasciarlo fare accoglierlo e andare dietro le sue ispirazioni. Papa Francesco ha quindi parlato degli incontri con il patriarca Bartolomeo I e l'impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra cattolici e ortodossi e ricordando l'incontro con i ragazzi profughi, ospiti dei salesiani, ha ringraziato chi si impegna nell'assistenza dei profughi, chiedendo di pregare perché siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga.